La storia comincia circa 4 anni fa, quando queste tele, che sono un po' alle mie spalle, un po' in giro, sono state trovate dalla Guardia di Finanza nell'abitazione di un soggetto sottoposto ad indagini perché noleggiava delle slot machine che erano risultate truccate, per cui lui guadagnava disonestamente ma milioni e milioni di euro. Il patrimonio di questo signore è stato valutato in circa 320 milioni di euro. C'è un po' di tutto, perché il signor Campolo chiaramente acquistava senza seguire in realtà magari una propria passione, una propria conoscenza delle opere in sé per sé.